Buonasera gentili telespettatori e benvenuti a Prima TG. SOS in Italia per la gestione dell'acqua a causa delle emerse problematiche legate all'intera rete idrica nazionale, oltre che per la difficoltà di trattenere acqua piovana nel paese. Questo un dato fermo all'11%. L'emergenza è stata denunciata con la giornata mondiale dell'acqua dello scorso 22 marzo, che chiede una strategia idrica per il paese e segnala che all'appello ad oggi mancano, secondo l'Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue, 5 miliardi di metri cubi d'acqua rispetto a 50 anni fa, quando nel 1971 la Conferenza Nazionale delle Acque aveva indicato in almeno 17 miliardi di metri cubi la necessità di invaso necessitare a soddisfare le esigenze del paese fino al 1980. La giornata dell'acqua ha dunque riaperto il dibattito sulla gestione idrica nel paese e ha sottolineato come urgente la necessità, sempre secondo il parere dell'ANBI, di incrementare le capacità di invaso per sopperire alle esigenze idriche, in un quadro condizionato dalla crisi climatica con piogge sempre più tropicali, ripetuti fenomeni alluvionali e stagioni siccitose. Sulla stessa lunghezza d'onda o quasi anche Confagricoltura. L'organizzazione ha affermato che occorre mettere mano con urgenza all'intera rete idrica nazionale, visto che 30 anni dopo di abbandono e pessime condizioni hanno notevolmente colpito il nostro paese. In particolare si sottolinea che le priorità sono quelle di costruire nuovi invasi, rinnovare i sistemi irrigui, sanare la rete dell'acqua potabile che perde il 42% tra quella immensa e quella erogata. Passiamo ora alla situazione epidemiologica sul territorio nazionale. Il consueto bollettino Covid dei contagi in Italia, divulgato dal Ministero della Salute, ha registrato nelle ultime 24 ore 13.846 nuovi casi su 169.196 tamponi, per un tasso di incidenza pari all'8,18%. Si sono registrati invece 386 decessi nelle ultime 24 ore, ma c'è stato anche un boom di guariti con 32.720 persone che hanno vinto la loro lotta al Covid. Infine, i ricoveri nei reparti ordinari sono saliti di 565 unità, mentre in terapia intensiva di 62 e infine sono stati registrati 227 nuovi ingressi. Diversa invece è la situazione in Campania. Il bollettino odierno Covid dell'unità di crisi registra 1.313 nuovi positivi, di cui asintomatici 814 e sintomatici 499. I tamponi molecolari del giorno sono stati 10.671, mentre gli antigenici sono stati 559. Per quanto riguarda il numero dei deceduti, si sale a 43, di cui 22 nelle ultime 48 ore e 21 deceduti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. I guariti sono dunque 2.617, giungendo ad un totale di 216.036. Per quanto riguarda il report posti letto su base regionale, i posti letto di terapia intensiva disponibili, come noto, sono 656, gli occupati sono 171. Diverso invece per i posti di degenza disponibili, che sono 3.160, di cui occupati 1.620. I risultati della tanto attesa sperimentazione negli Stati Uniti del vaccino Oxford-AstraZeneca Covid sono disponibili e confermano che il vaccino è sicuro e altamente efficace. Questo quanto riportato dalla BBC. Il vaccino è stato efficace al 79% nell'arresto della malattia da Covid sintomatica e al 100% nel prevenire che le persone si ammalassero gravemente. Non sono stati però constatati problemi di sicurezza per quanto riguarda i coaguli di sangue. Alla sperimentazione hanno partecipato più di 32.000 volontari, principalmente in America, ma anche in Cina e Perù. Circa un quinto dei volontari di questo studio, come riportato dalla BBC, aveva più di 65 anni e il vaccino, somministrato in due dosi a 4 settimane di distanza l'una dall'altra, ha fornito loro la stessa protezione rispetto ai gruppi di età più giovane. I risultati di questa sperimentazione dovrebbero aprire negli Stati Uniti la strada all'approvazione del vaccino Oxford-AstraZeneca da parte proprio dell'autorità di regolamentazione entro il prossimo mese o forse due. Il ricercatore capo della sperimentazione del vaccino dell'Università di Oxford, il professor Andrew Pollard, ha dichiarato:
Questi risultati sono una grande notizia in quanto mostrano la notevole efficacia del vaccino in una nuova popolazione e sono coerenti con i risultati degli studi condotti proprio da Oxford. Possiamo aspettarci un forte impatto contro il Covid-19 in tutte le età e persone di ogni diversa estrazione dall'uso diffuso del vaccino. Il gran lavoro di questi giorni ora ci permette di ricominciare a correre con le vaccinazioni. Queste le parole del ministro Roberto Speranza. Con il decreto sostegni introduciamo oltre 150.000 tra medici di famiglia, odontoiati, pediatri, specializzandi e specialisti ambulatoriali. In più avremo 19.000 farmacie dove ci si potrà vaccinare e fino a 270.000 infermieri da coinvolgere nella campagna, che appena avremo più dosi potrà accelerare l'uscita dall'emergenza. Poi Speranza ha annunciato che il sistema a colori per la regione e dunque la divisione in fasce di rischio rimarranno anche dopo il 6 aprile. Credo sia la scelta più efficace a rendere le misure proporzionali alla differente situazione epidemiologica dei territori. Dunque sarà confermata. Si è tenuta questa mattina la manifestazione organizzata da Confesercenti Campania proprio per tutelare il settore benessere e parrucchieri, in gravissime difficoltà a causa dell'anno di pandemia. Sono stati circa 1.000 i manifestanti della categoria Immagine e Benessere di Confesercenti, con la partecipazione dell'associazione STAMCA e di altri rappresentanti delle partite IVA. Abbiamo chiesto, come spiega Vincenzo Schiavo in una nota di Confesercenti, di girare le nostre istanze al Governo e al Ministero dell'Economia. Imporre la chiusura a queste attività è stata un'ingiustizia. Garantiscono sicurezza per la salute dei clienti e devono riaprire quanto prima. In questo modo si alimenta solo l'abusivismo. Bisogna dare dignità e futuro ai nostri seri imprenditori. Attendiamo anche ristori concreti dal Governo. Confesercenti Campania, aggiunge Vincenzo Schiavo, è stata al fianco di categorie vicine al tracollo dopo una chiusura che dura da quasi 10 mesi, visto che l'apertura a singhiozzo non solo non ha ripianato le perdite, ma illuso e procurato più danni che benefici. Diamo voce a 16.000 imprese in Campania, 7.000 solo a Napoli e provincia, per il settore di parrucchieri, barbieri, centri estetici, benessere ed immagine. Si tratta di 35.000 addetti diretti e di oltre 20.000 indiretti, in totale quasi 60.000 lavoratori in gravissime difficoltà. In media le perdite di fatturato sono di oltre 20 milioni, del 40% rispetto al 2019, con punte del 70% e con molte attività che non riescono a pagare i fitti, le utenze e quindi le tasse. Chiediamo la riapertura delle attività, la sospensione dei canoni e dei tributi, la risoluzione di problemi atavici di scarsa tutela, quali l'abusivismo e l'assenza di ammortizzatori sociali per dipendenti e donne in maternità. Passiamo ora alla cronaca. Due rider aggrediti e rapinati nella sera di ieri a Milano, nel quartiere a nord di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni e testimonianze delle vittime, sarebbe accaduto verso le 21.40 in piazza Madonna dell'Arco, davanti a un fast food McDonald's. Un rider di 28 anni ha raccontato alla polizia di essere stato rapinato proprio del suo mezzo. Contestualmente all'ospedale Cardarelli di Napoli è arrivato un altro rider di 26 anni che ha detto non solo di essere stato rapinato dello scooter nello stesso posto del 28enne, ma anche di essere stato accoltellato da un gruppetto di ragazzi. Il rider, infatti, secondo quanto emerso, è stato colpito da 5 coltellate all'addome, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L'area dove sarebbero avvenute le aggressioni non risulta essere videosorvegliata. Sono in corso però le indagini della polizia per verificare se ci sia un collegamento o meno tra le due aggressioni. Camilla è la prima femminuccia nata nel 2020, mentre Giuseppe è l'ultimo maschietto nato sempre nel 2020. E a loro proprio il sindaco di Somma Vesuviana e gli assessori hanno voluto consegnare la nota chiave della gentilezza. I due piccoli erano in rappresentanza di tutti i nati nel primo anno di pandemia. In questo momento così difficile è stato importante festeggiare la vita. Sentiamo però il punto proprio dalle voci dei protagonisti. Questo periodo strano della nostra vita, sicuramente festeggiare insieme ai nati dell'anno scorso un momento di felicità per le famiglie stesse che iniziano un percorso dedicato sicuramente ai propri figli. Festeggiare insieme a loro, onorare insieme questo giorno, il giorno della gentilezza, il giorno della primavera,
è anche un simbolo di rinascita, è un simbolo di voglia di superare anche la pandemia. Ho sentito ciò che dicevano i genitori e sono certo che questo amore lo stanno donando ai propri figli con intensità e anche con autorevolezza. L'autorevolezza proprio del periodo storico. Sono ancora più forti, sono ancora più uniti e stanno dedicando il proprio amore ai propri figli. Allora, noi diciamo che i giovani oggi non rispettano le regole e il modo di vivere. Invece in questa pandemia, in questo momento così duro che ci sta mettendo alla prova, molti giovani si sono uniti con la famiglia, con la propria famiglia, e questo è un segnale bellissimo. Grazie, permesso, scusa, sono anche le parole usate da Papa Francesco per indicare il modo di vivere nella società, un modo gentile. E oggi che è la giornata, diciamo, della primavera, vogliamo celebrare questa gentilezza e la vogliamo celebrare con i nuovi nati del 2020. Siamo in questo periodo particolare di pandemia che ci ha visto limitati in tutto, avremmo voluto fare una grande festa che potesse accogliere tutti i nati del 2020, tutti in piazza, a celebrare l'ingresso nella nostra comunità. Purtroppo abbiamo dovuto limitare questa gioia con tutti e limitarla alla prima nata Camilla e all'ultimo nato Giuseppe, ma siamo contenti comunque perché abbiamo dato un segno importante alla comunità che con la gentilezza si aprono tutte le porte e si aprono le porte della nostra comunità. Abbiamo voluto donare il simbolo della chiave, la chiave della gentilezza. Con la gentilezza si aprono praticamente le porte di qualunque porta. Essere gentili significa porsi nei confronti dell'altro in modo aperto e disponibile. E noi siamo contenti di aver dato questo segno come comunità stamattina. Nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Caserta, proprio con i dati diramati dall'ASL di Terra di Lavoro che certificano la discesa della curva dei contagiati. Nel primo bollettino della settimana sono 234 i nuovi positivi al fronte di 1605 tamponi processati, per un tasso di positività in aumento di 2 punti, salendo quindi al 14,5%. I guariti sono stati 303, mentre 2 i deceduti. Nel saldo complessivo c'è una discesa di 71 contagiati sul territorio. Caserta però resta in cima per numero di casi attivi con 597 positivi, seguita da Maddaloni con 502 e Marcianise con 428. Il sindaco di Aversa, Alfonso Golia, ha pubblicato un messaggio sui propri canali social per un brutto fenomeno che continua ad essere presente sul territorio normanno, ovvero gli incivili che gettano i rifiuti in strada. Quartiere per quartiere continua la lotta ai zozzoni, con telecamere ed appostamenti in borghese, beccati e multati. La città è di tutti, rispettiamola. Un grazie ai nostri agenti della Polizia Municipale e volontari. Ma non solo. Questa sera inizia il primo intervento di deblattizzazione delle aree comunali, che durerà fino al prossimo 26 marzo. Questo grazie al lavoro di programmazione del nostro assessore all'ambiente Elena Caterino. È il primo di 3 interventi già tutti calendarizzati. Quest'anno, per non vanificare il lavoro che sarà effettuato sulla rete pubblica, abbiamo anche emanato, settimane fa, un'ordinanza per le aree private. Tutti dovranno provvedere all'intervento e poi comunicarlo al Comune. È un cambio di passo importante rispetto al passato, quando si arrivava a giugno-luglio con interventi fuori tempo massimo. Possiamo e dobbiamo rendere Aversa una città migliore. Insieme ce la faremo, ha comunicato proprio il sindaco Alfonso Golia. E concludiamo ora con la pagina dedicata allo sport. Il Napoli batte 2-0 la Roma all'Olimpico e si porta al 5° posto prima della sosta, lasciando al 6° i giallorossi. Dopo la vittoria sul Milan, la squadra di Gattuso prende altri 3 punti importanti ad una rivale grazie ad una doppietta di Mertens nel primo tempo, seguita su punizione colpo di testa, mentre i giallorossi pagano le fatiche dell'Europa League perdendo ancora con una big. Proprio su questo si è concentrato l'allenatore Fonseca. Abbiamo avuto solo un giorno per preparare la partita, ma non è stato lì il problema. Se fossimo stati stanchi non avremmo fatto quel secondo tempo.
Perché si fa fatica con le grandi? Magari io sono responsabile per questo, ma si è creato un blocco nella squadra quando si gioca contro le grandi in Italia. Noi abbiamo la possibilità di lottare contro di loro, ma non dobbiamo sbagliare atteggiamento. Noi continueremo a lottare per entrare tra le prime quattro. L'Europa League è molto importante per noi, ma lo è anche il campionato. Infine passiamo alla Casertana, che vince anche al Pinto e supera in rimonta la Cavese, ottenendo la quota salvezza. Al termine della partita sentiamo le parole di mister Guidi e dell'autore del gol decisivo, Sebastiano Longo. Io penso che oggi insomma, la squadra aveva fatto bene, fermo restando che avevamo commesso due o tre errori, però insomma, la squadra aveva approcciato molto bene la gara. E il gol subito, a parte che l'abbiamo già rivisto, è clamorosamente fuori gioco, e quindi non ci doveva essere, e avevamo concesso poco e avevo riproposto proprio quasi tutti gli stessi 11 di Bari, perché volevo dare continuità a coloro che sul campo si erano dimostrati all'altezza della situazione. Eppure essendo giovanissimi, io penso che proprio oggi la risposta sia stata proprio positiva dai vari Ciriello, dai vari Matese, insomma. Io sono contento perché pur avendo una squadra giovane e anche loro, perché entrambe presentavamo sette under in campo, la squadra insomma sul campo c'è stata, peccato per quel gol subito che insomma era da annullare, però poi avevamo subito reagito, abbiamo colpito un palo, insomma, meritavamo di non essere in svantaggio alla fine del primo tempo. No, lo sai perché mi fanno piacere queste domande? Perché nel momento in cui giochiamo con Ciriello 2002, Matese 2001, tutto quello vuol dire che i ragazzi vi stanno creando delle aspettative, e questo mi fa piacere perché è sinonimo che sono cresciuti. Chiaramente ci saranno sempre dei passaggi un po' a vuoto anche all'interno della stessa partita, questo è figlio del nostro percorso, però con l'assenza di tutti i calciatori più esperti che avevamo, e vedere sempre essere propositivi, cercare di dominare il gioco, concedere pochissimo agli avversari, perché non ci dimentichiamo tutte le difficoltà della Cavese che ha vissuto, però davanti presentava anche un attacco estremamente fastidioso. Ma è stata una grandissima emozione quella là di fare gol all'ultimo minuto. Sono contento per tutto quello che ho passato e che adesso mi sto ritrovando. Devo dire grazie al mister e allo staff che stanno credendo in me, e il mister partita dopo partita mi sta dando fiducia e diciamo che oggi l'ho ripagato con le vittorie. Sì, io penso che le partite ora ci dobbiamo solo divertire, penso che le proveremo molto più facili, perché il nostro obiettivo è stato raggiunto, che era quello della salvezza, e adesso partita dopo partita la prepareremo con la mente sgombra e pensiamo solo a divertirci. Ma questo qua ci pensa il mister, che ci fa stare tranquilli e sereni tutta la settimana, e poi prepareremo le partite domenica dopo domenica, e sperando di posizionarsi nella migliore della classifica, ecco. Poi sperando di arrivare nei playoff, che sia un decimo posto, nono, ottavo, settimo, sesto. Noi faremo il massimo domenica dopo domenica e poi ci prepareremo per i playoff se li raggiungeremo. Era questa la nostra ultima notizia e vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.